quest'oggi aumentano i decibel sulle tribune. Un saluto agli amici da casa da parte mia e di Lele Adani, Serie A team che si prende la ribalta con questo incontro. Gara che promette spettacolo tra Hellas Verona e Milan. Ci sono partite e partite, ma quella di oggi secondo me potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Mi aspetto un match giocato viso aperto, con gol da una parte e dall'altra. Federico Ceccherini con il numero 21, Koray Günther. Milan è una squadra dalla spiccata vocazione internazionale, sotto la presidenza Berlusconi sarà capace di fare veramente man bassa di trofei in Europa e nel mondo. Il Milan che è stato prima di Sacchi, poi di Capello e infine di Ancelotti, per citare i tecnici più vincenti, squadre capaci di far divertire milioni di appassionati e di regalare tante soddisfazioni al popolo rossonero. Indimenticabile. Vediamo la formazione iniziale del Verona. Montipò prende posto tra i pali. Faraoni insieme a Lazovic largo sulla corsia laterale. Davanti gioca il ciolito Simeone accanto a Gianluca Caprari. Squadra che per il recupero del pallone è abituata al pressing, mette gli avversari in difficoltà, li costringe a forzare la giocata. Ci vogliono polmoni capienti per correre dietro gli avversari, Pier. Ma soprattutto ci vuole una grande organizzazione per farle in maniera efficace, e loro hanno dimostrato di averle entrambe. Si comincia con il Milan in possesso di palla. Tomori, Tonali, Rafael Leão, che sì, ancora la circolazione di palla, azione che non sortisce gli effetti sperati, palla persa, suma dunque l'azione d'attacco. Milan che batte il miglior rendimento esterno del campionato, nessuno come loro fino a questo momento. Ospiti che non sembrano davvero soffrire il fattore campo, Pier. I numeri non mentono, nessuno in campionato ha ottenuto questi risultati in trasferta. Si ripartirà con un tiro dalla bandierina. Occhio al cross in mezzo. Corner che non produce risultati. Caprari. Contrasto eccezionale. Brahim Diaz. Prova col lancio lungo. Può avvicinarsi alla porta. Calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Rafael Leão da un'occhiata in mezzo può spedirla in area. Brutta gestione del pallone. Faraoni, Ceccherini,
Simeone cerca la verticalizzazione. Barak muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Giovanni Simeone, Caprari, pallone in rete, si aprono dunque le marcature. Da apprezzare meglio con questo replay il paziente giropalla che ha portato al gol. Un gol facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Rafael Leão, Brahim Diaz, Giroud, non hanno fretta di affondare, giro palla in attesa che si aprano gli spazi, il portiere fa su il pallone. Faraoni. Per i padroni di casa, percentuali di possesso palla inferiori rispetto a quelle degli avversari. È vero che molti allenatori puntano molto sulla gestione del possesso palla per stressare la resistenza degli avversari e poi aprirsi spazi invitanti. Però a volte basta anche solo un tiro in porta per vincere. La supremazia territoriale, fine a se stessa, non serve a niente. La differenza la fanno i gol. Barak. Buona qui la verticalizzazione. Niente vantaggio qui. Arbitro che ferma il gioco. Cross in mezzo, Lazovic, non un buon lavoro difensivo qui, efficace l'intervento del portiere che salva, hanno spazio per andare in contropiede. Pallone che viene recuperato. Il pubblico si esalta per la bella prova della sua squadra, stanno spingendo, vedremo se riusciranno a sfruttare il momento favorevole per trovare il gol. Ci sarà un minuto di recupero. Prima frazione che finisce qui, col Milan costretto a rincorrere, è uno scenario abbastanza inatteso visto lo score esterno dei rossoneri fino a questo momento. Era lecito attendersi qualcosina di più dalla formazione ospite, soprattutto visto il rendimento finora nelle gare esterne. Certo, il risultato è recuperabile, io mi aspetto una ripresa incandescente, con un ritmo elevato. Si comincia con il... Comincia ora la seconda frazione di gioco. Olivier Giroud in campo con il numero 11, Zlatan Ibrahimovic. Stanno vincendo, fitta rete di passaggi, non hanno ovviamente molta fretta. Simeone. Giro palla, caccia nel varco giusto. Lazovic. Barak. Buono l'appoggio. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Rientra per farsi dare palla. Si fa saltare troppo facilmente. Lo vede, intervento pulito sul pallone, minaccia sventata, occhio al contropiede, possono sfruttare la ripartenza, vogliono ragionare e attendere il momento giusto nonostante siano sotto di un gol.
allontana, spazza il pallone, fa su il pallone con un intervento pulito, si fa vedere Ibra, niente da fare, il difensore recupera. Simeone, palla buttata via. Ibra, mira che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Palla in verticale sull'attaccante. Intervento pulito e decisivo sull'attaccante. Perde palla. Calabria. Tomori. Tonali. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. Barak. Simeone. Caprari. Ha sprecato il gol del doppio vantaggio. Non deve lasciarsi condizionare da questo errore. Rialzare la testa, pensare solo a dare il massimo come ha fatto finora. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Ancora un quarto d'ora da giocare. Caprari. Bessa. Barak. Continua la fitta rete di passaggio. Grande apertura. Strisce palla alla ricerca del momento giusto. Simeone. Pallone in rete. Doppietta per lui. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare meglio il giro palla prolungato in attesa del momento giusto. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Raffaele Leão offre un assaggio del suo repertorio qui. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Non riescono a tenerlo. C'è pressing, ma difende palla. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Avanza verso la porta. Ottima chiusura difensiva. Si chiude il match con la delusione dei giocatori del Milan, che non possono ovviamente sorridere dopo questa sconfitta. Mi aspettavo di più da loro oggi. Avevano fatto molto bene nelle precedenti trasferte. Difficile capire i motivi di questa sconfitta. Quello che colpisce di più sono soprattutto le proporzioni. Praticamente non c'è stata storia. Yeah!